Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a parlare del fantaprocesso, la settima giornata della nostra Lega, che ha visto dei risultati pirotecnici, tra cui un 3-3 tra Nino JFC e Bibi Channel a colpi di 76-50-76. E vedi invece la mia partita terminare con l'1-1 per pochi punti, insomma ho rischiato di perderla nettamente. Una partita che sembrava essersi messa subito bene, perché io ho giocato contro Peppe Zebrato. È andato, diciamo, gli anticipi sono andati abbastanza bene. Addirittura a lui c'è stata l'autorete di Lafond, quindi Lafond della Fiorentina. Quindi, insomma, diciamo che ero abbastanza contento. Poi c'è stato il gol di Boateng alle 12 e mezza, che sembrava aver dato e la mancata rete di Santander, che ha fatto solo assist. Sembrava tutto tranquillo, tutto sereno, ma poi nel pomeriggio si sono scatenati a lui Romulo, che è l'altro del Cagliari che manco mi ricordo, adesso non ho quale formazioni, che ha trovato quello del gol al Boli dall'incrocio dei pali. Ve lo dico subito, perché questo vi fa capire che a volte veramente nel fantacalcio serve anche un po' di casualità. Due giocatori che non segnavano da, non lo so, Romulo non mi ricordo quanti gol ha fatto in Serie A. Quello del Cagliari sono sicuro che era il primo gol in assoluto in A, quello sono sicuro. Il Cagliari ha segnato, vediamo come si chiama, Castro, ecco qua. Primo gol col Cagliari per Castro, benissimo proprio. Beh, insomma, è così. Primo gol col Cagliari per Castro e lui aveva Castro. E mi ha messo un pochettino di lista la grande prestazione di Cutrone e alla fine il risultato finale è stato 70 a 67,50. Diciamo che alla fine, bene o male, l'ho svangata, ecco, questa proprio l'ho portata a casa proprio così. Portato a casa il pareggio, che alla fine va abbastanza bene. Dopo 7 giornate, la mia situazione è tragica, nel senso che sono ottavo in classifica, con tante persone in mia compagnia, con Deglio e Calcio Basso Corso a 7 punti, Peppe rimane ultimo a 6, comanda la classifica Stefano Bianconero che allunga pure e va a 17 punti, seguono Marchese e il Mona Orgoglio Gobbo a 11. Bene, insomma ragazzi, è così, va bene così. E adesso la prossima partita, tra l'altro non so contro chi devo giocare adesso. Vediamo il calendario perché non ho idea di contro chi devo giocare. Credo di aver già giocato quasi con tutti, credo che sia l'ultimo, quindi con Bibi Channel dovrei giocare se non ricordo male. Vediamo, quarta, quinta, sesta, settima, mamma mia, si è bloccato il computer, meraviglioso, dovrei giocare con Bibi Channel comunque, si è bloccato il computer e quindi non riesco a vedere. Bene ragazzi, alla fine, ripeto, questa giornata è andata bene così e la prossima, se gioco con Bibi Channel, saranno cazzi amari, per non dire altro, perché lui ha bomber sicuramente più capaci dei miei. E vabbè, dovrò sperare nelle giornatissime di Fazio e Acerbi, sperando che segnino loro, visto che anche Nainggolan è sempre fuori. Beh ragazzi, io chiudo qua il video, vi saluto, vi auguro un buon mercoledì, un buon Halloween e un buon fine settimana, visto che comunque ci sarà un buon ponte per le feste dei santi, eccetera, eccetera, eccetera. Vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!